Nella mattinata di sabato 18 marzo si è tenuto un incontro presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte. Ospite d'eccezione il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Bennardo, accompagnato dall'ispettore antincendio Angelo Di Giorgio. A fare gli onori di casa, il capo di distaccamento Walter Petrino, subito seguito dal sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, che ha sottolineato che si sta procedendo a terminare i lavori in caserma. Allora, buongiorno a tutti, io sono Walter Petrino, sono il capo di distaccamento della sede volontaria di Castellamonte. Oggi ho il piacere di avere qui con noi il comandante provinciale del Comando Provinciale di Torino, l'ingegner Bennardo, il funzionario diciamo che si interessa della componente volontaria del comando, l'ispettore Di Giorgio. Ho il piacere di avere con noi i sindaci, che io purtroppo non conosco tutti, però in primis il padrone di casa, il sindaco di Castellamonte, il consigliere regionale Mauro Fava, consigliere regionale Aretta Vito, e ringrazio, oltre loro, ringrazio tutti voi per averci dedicato un po' di tempo e esserci venuti a trovare. La caserma di Castellamonte conta di 21 unità, molti di noi siamo qua e molti non ci sono per motivi di lavoro. Il distaccamento di Castellamonte è un distaccamento che fa indicativamente 250 interventi di soccorso l'anno, adesso, statisticamente ovviamente. Non so quanti di voi conoscono il funzionamento della componente volontaria. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è costituito da una componente permanente, che sono i professionisti che subentrano dopo aver fatto un concorso, e poi c'è una componente volontaria che è di supporto alla componente permanente. Non vi voglio dilungare troppo. Quindi lascio la parola al signor sindaco Castellamonte, così ci spiegherà. Allora, intanto io ringrazio il comandante provinciale e il funzionario per aver accolto il nostro invito, e poi vi dirò qual è lo scopo di questa mini riunione. Ringrazio i nostri due consiglieri regionali, Mauro Fava e Alberto Letta, e ringrazio tutti voi sindaci e amministratori del nostro territorio. Grazie, ci tengo sempre a invitare il comandante della nostra stazione dei carabinieri, perché insomma ritengo che lavorando assieme tutti si possa fare un lavoro assolutamente migliore. Qual è perché oggi ci vediamo in modo ancora non ufficiale? Voi sapete che abbiamo quasi terminato i lavori della caserma e quindi volevamo fare un po' il punto della situazione per capire dove andare. I lavori sono sempre in itinere. 10 giorni fa siamo riusciti anche a togliere gli alberi, che erano alberi vecchi, per carità, però davano fastidio per l'uscita dei mezzi di soccorso qua su, quindi abbiamo sistemato anche l'uscita e quindi piano piano, insomma, stiamo cercando di andare a completare il lavoro. Dopo magari andiamo a vederlo. C'è da completare il salone, che sarebbe una sala operativa, e su questo io vi dico già che, insomma, come comune sto cercando di muovermi, cercheremo di muoverci per quanto riguarda la ricerca di fondi, la partecipazione a qualche bando per poter completare appunto quella che è la caserma, che è una caserma. E io ringrazio il comandante e tutti i nostri volontari, perché ho avuto già modo di dirlo in tante occasioni, lo dirò sempre, non mi stancherò mai di dirlo: il Covid ci ha messi a dura prova, e senza l'apporto delle associazioni come i Vigili del Fuoco è evidente che l'amministrazione comunale da sola non ce l'avrebbe mai potuta fare. Abbiamo lavorato assieme, abbiamo fatto squadra, siamo riusciti a fare una serie, poi vi ricordate,
ma dalle cose banali che sono la consegna delle mascherine, che tra l'altro avevamo chiesto l'autorizzazione per poterlo fare, e tutto, anche alla gestione proprio dei mercati che avevamo cominciato a riaprire, ma che la gente era molto diffidente, molto timorosa, e la gestione poi proprio del portare le spese a casa. Insomma, sono stati periodi non facili, e quindi io poi lo faremo anche quando andremo ad inaugurare ufficialmente la caserma. Dicevo al comandante, questo era uno, anche l'altro motivo della visita: noi abbiamo, vorremmo intitolare questa caserma, c'è già un procedimento in corso, vorremmo intitolarla e quindi vorremmo inaugurarla. Io credo che lo faremo prima dell'autunno, per cui insomma adesso iniziamo, e poco fa abbiamo parlato col comandante per far sì che insomma questo avvenga. Faremo una bella festa, come è giusto che sia in questi casi. Ultima cosa è fare un po' anche il punto sulla gestione della caserma, sulla gestione ordinaria. Noi come amministrazione, come avete visto, alla fine tra una cosa e l'altra abbiamo investito circa 200.000 euro, molti comuni hanno dato anche una mano per arrivare a questa cifra. Questa è la prima occasione, ma vi ringrazierò quando faremo poi l'inaugurazione, come giusto che sia, però ringrazio già sin da ora i comuni che ci hanno dato una mano. Avremo bisogno di fare un minimo di squadra anche sulla gestione ordinaria della caserma, quindi io poi nei prossimi giorni magari abbozzerò ad una lettera, ad un accordo, dove sono cifre piccole, che comunque per i comuni piccoli sono cifre importanti, seppur piccole, però insomma se cerchiamo di fare squadra tra tutti, a mio modo di vedere, riusciamo a gestire la caserma e riusciamo a dare una mano ai vigili del fuoco. Ecco, questo era un po' il tema di oggi. Ultima cosa, il comandante, che conosce bene il territorio per tutti i suoi trascorsi, però è diventato comandante a dicembre, e quindi insomma ci faceva piacere ospitarlo in maniera ufficiale. Siamo noi in realtà che siamo suoi ospiti, però ci faceva piacere insomma presentarci anche in modo ufficiale e per bene. Il comandante provinciale Bennardo, dopo aver ringraziato per l'accoglienza, ha rimarcato l'importanza rivestita dai vigili del fuoco volontari. Ringrazio il sindaco, ringrazio il capo di staccamento per l'invito e ovviamente anche tutti voi per la partecipazione. I distaccamenti volontari sono una componente fondamentale nell'organizzazione dei dispositivi di soccorso dei vigili del fuoco. Poi voi sapete che ci sono realtà diverse, ci sono province e città d'Italia dove ce ne sono pochi o a volte non ce ne sono, e invece ci sono realtà, diciamo, dove il volontariato, io ho fatto il comandante a Prato, c'era un distaccamento volontario, l'ho fatto a Savona, c'era un distaccamento volontario, prima ero a Cuneo, ne avevo 16, a Torino ne abbiamo 38, quindi vedete che la realtà cambia. Cambia, diciamo, la sensibilità, e soprattutto è fondamentale capire che il distaccamento volontario non è il distaccamento, come dicevo, di Castella di quel comune, ma è il distaccamento che fa un servizio su tutto il territorio, su tutti i comuni di competenza che noi gli diamo inizialmente, in questo caso quasi 59 comuni, come attività, quindi un bacino abbastanza alto. In realtà anche oltre, perché quando ci sono emergenze un po' più grandi addirittura si spostano oltre il territorio. Non so se succede, a volte i distaccamenti volontari vengono a Torino, vanno verso Ivrea, vanno anche in altre zone, quindi al di là. Quindi
come dico io, non è di quel posto, perché quello è il distaccamento di prossimità, quello più vicino, la risorsa più vicina, ma non è legata solo a quel territorio dove risiede come tesoro. Quindi è importante che ci sia, diciamo, intanto la sensibilità di tutti, tant'è vero che anche lo stesso personale, come voi sapete, non sono tutti di Castellamonte, ma anche dei comuni intorno. Quindi la sensibilità che vi chiedo e vi chiedo è intanto su sensibilizzare le persone per comunque continuare a far a vivere, alimentare, perché noi abbiamo bisogno di giovani, no? Perché vedete che qualcuno c'ha i capelli bianchi, diciamo, quindi dobbiamo investire anche sui giovani in modo che ci sia un po' di proselitismo sui giovani per farli entrare e per aumentare, perché questo è fondamentale. L'altra cosa, ovviamente, come dice il sindaco, le strutture. Purtroppo è necessario avere un contributo dai comuni, a volte i comuni riescono ad investire, a costruire, ma c'è anche la questione di mantenerli vivi. Parliamo delle strutture, parlavo prima con i consiglieri regionali, diciamo anche è un problema di mezzi, di investire sui mezzi, sulle attrezzature e a volte anche di fare un intervento strategico, quindi di unirsi. L'unione dei comuni con le fondazioni, con la regione, permette di avere più risorse. Questa è la mia esperienza, diciamo, passata, rispetto ad affrontare il problema da solo, no? Questo è un concetto sui vigili del fuoco, ma un concetto generale sulla protezione civile o in generale, che è importante, diciamo, fare sinergia. Quindi quello che intanto mi sembra l'obiettivo importante è farvi conoscere intanto la sede, il distaccamento e vedere il lavoro che sono stati fatti fino adesso, no? E il fatto di capire che è necessario magari continuare a crescere, cioè non fermarsi, prenderlo come punto di partenza, se mi concede, diciamo anche un bel punto di partenza. Presente il consigliere regionale Mauro Fava, che ha commentato l'impegno delle istituzioni nell'aiutare i vari distaccamenti. Grazie per i servizi che state prestando per il territorio, ricordando che oggi è una giornata che è dedicata al Covid. Il 18 marzo e per il lavoro che avete svolto in quel periodo lì, perché per quello che vi competeva avete dato il massimo, anche di più, mettendo a rischio anche la vostra sensibilità e le vostre. Per dire, noi abbiamo fatto dei passaggi, all'inizio dal 2017 al 2018 che in città metropolitana abbiamo già stanziato una prima tranche di fondi che vi era arrivato, se non vado errato, 20.000 euro, sono stati già importanti per investire proprio sulle attrezzature. Certo. E posso anche dire, ma sempre in collegamento anche col collega Vetta, che eravamo colleghi prima in città metropolitana e ora in regione. Adesso abbiamo stanziato di nuovo, dall'anno scorso, quest'anno, due tranche da 5.000 euro per contributo. Sono pochi, però come voi sapete bene, non è dalla dipendenza della regione, ma è dipendenza del Ministero dell'Interno. Quello che si può, nei ritagli di bilancio, noi abbiamo la fortuna di avere una persona inquadra bene la situazione, che è Paolo Ruzzola, e riesce a individuare qualche risorsa da girare voi come gli altri enti. Come vi dicevo prima, in questi giorni si sta lavorando per finanziare il tiraggio del soccorso alpino, che è una situazione molto importante per il nostro territorio, perché come sapete bene il Piemonte è formato quasi dal 50% da montagne, il soccorso alpino è uno di quelli che fa più servizi e nel nostro territorio è importante. I ponti radio servono a tutti perché, come dicevi prima, andiamo in certe zone, noi c'è lo scuro di impianto della radio vostra e abbiamo bisogno di essere, certo, la comunicazione. Posso dire, questo è un incontro importante, perché quando vi riuniscono 59 sindaci sul mondo del volontariato, quello vuol dire tutto, perché già fare il sindaco è quasi una missione di volontari, ma loro devono prestare un servizio di garantire la sicurezza quando ce n'è bisogno, però bisogna aiutarli. Noi, io l'ho vissuto con gli incendi di Locana nel 2017-2018, ed è stato un momento particolare, perché erano anche le prime esperienze da parte di indossare un po' la veste politica del territorio. E si è visto che quanto era fondamentale il volontariato, perché la parte centrale fa la sua parte, ma noi senza volontari il paese Italia sarebbe già fermo. Grazie a loro abbiamo lavorato bene, perché con loro hanno collaborato l'AIB e tutte le associazioni che erano al servizio del Dipartimento, perché in quel momento lì prende il comando, lo prende il Dipartimento, perché deve decidere dove andare, come sfruttare tutte le risorse che ci sono, perché ci sono tra i Canadair, c'erano gli elicotteri, c'erano le squadre a terra. C'era il vento, il fuoco non smetteva e noi avevamo il canavese invaso da fumo. E spiegare a tutti quello che stava succedendo non era semplice, ma grazie all'impegno di tutti, specialmente dei volontari, perché è quello che ha reso, secondo me, il lavoro più umile, ma più deciso su tutto il territorio, quando
si è arrivato alla conclusione degli incendi, perché lei ha visto squadre volontarie, con quei vigili del fuoco che erano sempre presenti, con i comuni di Sparone, Locane, Ricordone, non si è dormito quei giorni lì perché la situazione era critica. Con questo, voglio dire, faccio anche portavoce da parte della regione, del nostro presidente e dei miei colleghi di gruppo, ma anche con Alberto che è qua presente, quello di contribuire per tutto quello che è possibile con le risorse per mantenere in piedi questi distaccamenti, perché è la forza che abbiamo che ci garantisce la sicurezza. Anche tutte le altre forze, i vigili del fuoco, quando capita qualcosa, il primo che fanno uscire, quando chiami il 112, è i vigili del fuoco. Cioè, dobbiamo farne tesoro finché li abbiamo, continuiamo ad averli, incentiviamo non soltanto la parte economica, ma come diceva prima il comandante, sono le risorse umane che vengono sempre più a mancare. Ci sono quelli con i capelli grigi, ne abbiamo tanti giovani che sono bravi sui telefonini o guardare tante altre cose, portiamoli dentro queste realtà che magari li cresciamo e li formiamo per altre situazioni molto più importanti che quelle. Istituzioni, ossia regione e città metropolitana, che seguono un percorso comune, così come ha dichiarato il consigliere regionale Alberto Avetta. Grazie a Pasquale per aver organizzato questa mattinata che mi sembra molto interessante, e grazie ovviamente a tutti voi comandanti e a tutti voi volontari. Guarda, mentre parlava Pasquale, in realtà l'ha ripreso anche in parte Mauro, nelle sue considerazioni mi veniva in mente una cosa, che credo non sia un caso che oggi siamo qua a presentare questo percorso che si definirà poi con l'inaugurazione, che sicuramente sarà coinvolgente come ci ha abituati il sindaco di Castellamonte. Però non è un caso che qui siate di fronte a tre persone che rappresentano un po' da parte le istituzioni superiori che hanno fatto un percorso comune, perché prima io, poi Mauro mi ha raggiunto, insomma, a metà del lavoro, oggi Pasquale ci rappresenta in città metropolitana, che è un ente intermedio, cioè è l'ente con cui si confrontano i comuni e che ti consente di avere la visione, ti consente di maturare quella sensibilità che Pasquale prima ha espresso nelle sue considerazioni, cioè quella sensibilità che è sovraterritoriale. Se lo diceva prima bene il comandante, sono d'accordo, quando funzionano anche nella misura in cui c'è questa capacità del territorio di sentirsi tutti uniti rispetto a degli obiettivi. E quindi mi faceva piacere sottolinearlo questo, perché se c'è una delle ragioni per cui anche un ente così complicato, difficile, con tanti limiti, con tante criticità che i colleghi sindaci conoscono bene, in realtà uno degli elementi così qualificanti del lavoro dell'ente intermedio di città metropolitana è proprio quello di trasmettere questa capacità di lavorare in gruppo e di lavorare insieme. È solo attraverso questa impostazione che si riescono a portare a casa dei risultati. Lo dico, non è un caso, ma non perché ce lo dobbiamo dire noi tre, non è un caso che noi tre abbiamo avuto questa esperienza, e non è un caso che Mauro stia seguendo, come ha detto, il bilancio con questo tipo di ottica, perché comunque si tratta di una... Mauro è stato amministratore locale, è stato assessore a Fornier, quindi voglio dire, sa benissimo cosa è necessario fare, sa benissimo cosa è necessario anche rispetto alla regione. Noi diamo un po' un valore aggiunto, cioè possiamo portare un po' un valore aggiunto rispetto alle esigenze che un territorio come questo matura nel tempo, e soprattutto alle esigenze che i cittadini hanno di essere seguiti e di poter godere dei servizi che per fortuna in questo territorio vanno, di cui in questo territorio vanno. Quindi davvero grazie a Pasquale per quello che sta facendo, da quota parte, da quello che possiamo, sicuramente Mauro ed io, ognuno nei rispettivi ruoli, daremo sicuramente tutto il contributo necessario per mettere a punto quelle cosette che poi alla fine, soprattutto nelle fasi concitate di costruzione del bilancio, la capacità di vedere, di inserire l'emendamento giusto al momento giusto può essere la chiave di voto, cioè può essere... fa la differenza tra portare a casa un risultato e non portarlo a casa. Quindi state tranquilli che in noi troverete le persone, insieme agli altri ovviamente, però le persone che possono, per quanto possibile, se è possibile trovare una soluzione, noi la vogliamo trovare. Proprio per rispondere a quell'esperienza che abbiamo maturato negli anni e che casualmente ci contraddistingue, ci tiene insieme rispetto agli obiettivi.
Grazie. All'incontro, terminato con la visita della caserma, hanno partecipato anche alcuni sindaci dei 59 comuni di competenza.